La transizione digitale è un'evoluzione particolarmente rilevante, fa parte di uno degli asset del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza e effettivamente ha prodotto dei mutamenti profondi sia per i cittadini, sia per le imprese, sia anche per il potere pubblico, ovvero il diritto pubblico dell'economia, quel diritto che in qualche modo va a gestire e a conformare il mercato. E allora la digitalizzazione ovviamente si presenta e si espone come estremamente positiva e quindi come una grande opportunità qualora vada a digitalizzare delle procedure. Penso ad esempio al codice dei contratti pubblici, dei contratti che è stato testé approvato e che prevede una fase di digitalizzazione molto importante, fase che tra l'altro si pone come a tutela della legalità economica. Oppure penso alle firme digitali nel caso di richiesta di referendum. Ecco, sono tutti esempi estremamente positivi che hanno in qualche modo coinvolto la nuova sovranità e il potere pubblico. Tuttavia ci sono delle condizioni, dei rischi che invece vengono manifestati quando la digitalizzazione entra nella gestione dei big data, ovvero di quel patrimonio enorme dei dati che insieme al machine learning produce l'intelligenza artificiale, cioè quell'intelligenza creativa ovviamente che in qualche modo deve gestire dei nuovi processi. È proprio di questi giorni di grande attualità la sospensione cautelare del garante della privacy in merito all'utilizzo della chat GPT, perché effettivamente non si conosce bene il fondamento, manca l'informativa e ha dei rilievi rispetto all'utilizzo dei minori. In realtà queste sono tutte problematiche che interessano in linea generale l'intelligenza artificiale, perché è un'intelligenza creativa, quindi molto spesso l'informativa che viene data all'inizio, che viene data per alcune finalità, poi difficilmente si riesce a rispettare perché la creazione che fa l'intelligenza artificiale conduce magari a dei fini ultronei, dei fini differenti, così come la produzione di interessati differenti. Quindi è importante anche il dibattito che si sta svolgendo nella società civile, nelle comunità scientifiche, nelle università per la redazione chiaramente e la compiuta finalizzazione di un regolamento sull'intelligenza artificiale dell'Unione Europea che vada a disciplinare appunto questi fenomeni, che quindi crei una terza via, metà strada tra il liberismo statunitense e una sorveglianza di massa cinese, cioè un'Unione Europea che ovviamente rimanga ancora leader tecnologica ma che nello stesso tempo gestisca e riesca a gestire la mole enorme di dati in maniera attinente ai valori delle tradizioni costituzionali comuni.